Apple oggi è una delle società più grandi al mondo. Sul mercato ha un valore di oltre 2.400 miliardi di dollari, oltre tre volte il valore dell'intero mercato italiano. I suoi store sono in tutto il mondo. Il suo fondatore, Steve Jobs, con la sua cultura aziendale ha influenzato intere generazioni. Stay hungry, stay foolish. Nonostante ciò, la storia di Apple non è sempre stata tutta rose e fiori. Durante gli anni 90, infatti, quella che allora era chiamata Apple Computer rischiò di fallire. Di solito, per giustificare il mancato fallimento, si tira in ballo, pensate un po', Microsoft, la storica rivale. Infatti, molti dicono che fu proprio Microsoft a salvare Apple dal fallimento. Per capire come sia andata veramente, però, dovremmo approfondire cosa stessero passando in quegli anni sia Apple che Microsoft separatamente. Steve Jobs e Bill Gates erano così tanto in buoni rapporti da aiutarsi in situazioni di difficoltà? Cerchiamo di comprendere meglio cosa è successo. No, it's been fun to work together. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Stay hungry, stay foolish. Ciao, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo di come la Apple sia sopravvissuta al rischio di fallimento durante gli anni 90. Ma prima facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire un po' tutta la situazione. Parliamo di cosa è successo nel periodo in cui Steve Jobs non era alla Apple, tra il 1985 e il 1997, e come poi questo abbia influenzato la nostra storia. Nel 1985 sia Steve Jobs che Wozniak avevano abbandonato l'azienda. Nonostante ne fossero i fondatori e avessero garantito la qualità tecnica e la visione creativa di Apple, entrambi decisero di dimettersi e proseguire per altre strade. Mentre la scelta di Wozniak era più legata a scelte di vita personali, quella di Steve Jobs era senz'altro dovuta alle divergenze con il board e il CEO. Infatti non era Steve Jobs il CEO al tempo, bensì John Sculley. Le divergenze riguardavano il modo in cui aggredire il mercato, in particolare come risolvere il rallentamento delle vendite dei computer Apple. Apple non riusciva a fronteggiare la competizione con i PC e IBM. I PC infatti stavano prendendo sempre più quote di mercato. Questo non era certo più un problema di Steve Jobs. Jobs infatti nel 1985 si dedicò alla creazione della Next e della Pixar. Investì 7 milioni di dollari in Next. Con essa creò un computer in grado di competere in segmenti come la ricerca, la finanza e l'università. Non poteva competere altrove per via dei costi proibitivi delle workstation Next, dal costo di $9,999. Invece negli anni arrivò ad investire 60 milioni di dollari nella Pixar. Aveva comprato la divisione di computer grafica dalla Lucasfilm, la casa di Star Wars. Con quella tecnologia era riuscito ad entrare in partnership con la Disney e nel 95 uscì Toy Story. Ecco, Toy Story lo rese miliardario, non la Apple, pensate un po'. Sì, perché nel 1995 la Pixar venne quotata sul mercato e raggiunse subito un valore di oltre $1 miliardo. Steve Jobs deteneva l'80% delle azioni. Insieme alle altre sue proprietà raggiunse per la prima volta un patrimonio di $1 miliardo. Improvvisamente aveva tutti i soldi di cui aveva bisogno e ben due società tecnologiche considerate all'avanguardia nel mercato. E la Apple come se la passava? Beh, in assenza di Steve Jobs la Apple passò anni molto difficili. I CEO alla guida continuarono a cambiare. L'Apple II continuava a vendere, ma i nuovi progetti erano per lo più focalizzati sul Macintosh. Le vendite però del Macintosh non soddisfacevano le attese. Si continuò a perdere terreno e a bruciare cassa. Non solo, nel 95 Apple aveva intentato una causa contro Canon, Intel e Microsoft per l'uso illegale di QuickTime in Windows. Per chi non lo conoscesse, QuickTime è il software della Apple che permetteva di produrre video interattivi. Per il tempo era sicuramente molto avveniristico. Arriviamo così alla seconda metà degli anni 90. Più precisamente è il 1997. Ormai sono 12 anni che Steve Jobs non è più alla guida dell'Apple. Nel 1997 il CEO è Gilbert Amelio. Con lui il mercato iniziò a punire sempre di più Apple. Le azioni crollarono ai minimi, infatti. La società era in perdita da ben due anni. Durante l'intera esperienza di Amelio alla guida, Apple arrivò a perdere $1,6 miliardi. Di fatto cancellando ogni profitto raccolto tra il 1991 e il 1995. Nel giro di un anno, nel 1997, le attività della Apple passano dal valere $5,3 miliardi a $4,2 miliardi. Un disastro che portò Amelio a lasciare la guida di Apple. Prima di andarsene, però, Amelio fece anche qualcosa di buono. Richiamò Steve Jobs. Infatti, già alla presentazione annuale di inizio 1997, Steve Jobs e la sua Next erano presenti per iniziare a delineare un progetto di ripresa di Apple. Infatti a febbraio 1997 Amelio fece in modo che la Apple comprasse la Next Software per $427 milioni. In futuro Amelio dirà che forse l'aveva pagata troppo. In questo modo Steve Jobs era finalmente di nuovo a casa. Con le dimissioni di Amelio a luglio 97, Steve Jobs torna alla guida della Apple.
per la prima volta ne è il CEO. E sicuramente deve risolvere una serie di questioni, prima tra tutti il rischio del fallimento. Arriviamo così al Macworld Expo 1997, ad agosto. Il clima è quello dei grandi annunci. Steve Jobs è di nuovo sul palco. Parla di come siano molte le figure che si stanno unendo per riportare Apple sulla cresta dell'onda. CEO e CFO delle più grandi società americane. Sottolinea come il salvataggio sia possibile solo concentrandosi sul core asset dell'azienda, i propri clienti, le persone che ogni giorno usano i prodotti Apple. Sposta il focus sul brand, la cura dei clienti. Non più solo l'hardware. Anzi, sottolinea come il focus debba essere sul brand e il sistema operativo, il macOS. At the core, Apple is about the macOS. Per cambiare rotta, però, Apple ha bisogno di partner affermati e validi, ma soprattutto affidabili. E con la sua usuale disinvoltura annuncia qualcosa che sorprenderà tutti. And I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one. And that is one with Microsoft. Il nuovo partner di Apple sarà Microsoft, un competitor storico. Le due aziende avrebbero condiviso le licenze sui prodotti per 5 anni. Non solo, sarebbe stata finalmente rilasciata una versione di Microsoft Office per Macintosh. Microsoft is committing to release Microsoft Office on Macintosh for the next 5 years. La sala esplode. Perché erano tutti così contenti? Perché Microsoft ormai stava dominando il mercato. Aveva oltre l'80% del mercato americano dei sistemi operativi. Windows aveva conquistato la corporate America. Invece, la stima della quota di mercato di Apple e del macOS oscillava tra il 5% e il 7%. Tutte le disgrazie di Apple partirono dal fatto che sui computer IBM si potesse facilmente installare Windows, il che garantiva diverse applicazioni come Word o Excel. E soprattutto costava meno. Per usare i software Apple come Numbers o Pages, bisognava necessariamente comprare un Macintosh o un Apple II. In pratica non si potevano personalizzare software e hardware per le esigenze delle singole aziende, motivo per cui Microsoft e IBM venivano scelte molto di più. Tutto questo stava per finire. Microsoft Office per Macintosh avrebbe risolto il problema, almeno quello commerciale. Rimanevano però i problemi finanziari. Jobs aveva pensato anche a questo. Microsoft avrebbe comprato 150 milioni di dollari in azioni Apple. Il pubblico però non l'ha prese molto bene. Microsoft is buying 150 million dollars worth of Apple stock. Avevano paura fosse un attacco all'indipendenza di Apple. Queste azioni però non avevano diritto di voto, cosa che venne presa molto meglio. It is non-voting shares. And they've agreed. L'investimento serviva a garantire un allineamento degli interessi. Qualcuno nel tempo ha provato a suggerire che con questi soldi Microsoft avrebbe salvato Apple. Ma in realtà sappiamo che 150 milioni non sono molti per una società che aveva in cassa quasi 1,5 miliardi di dollari. Allora perché parliamo di problemi finanziari? Beh, perché nei mercati la storia che si racconta è tutto. Bisogna convincere il mercato di una visione, di un'unione di intenti. Non è sempre solo una questione di numeri. Bisognava risollevare la Apple dall'interno, dal morale dei dipendenti. E per farlo bisognava essere convinti che ci sarebbe stata una svolta nelle vendite e nel mercato stesso. Tutto per convincerli che seguire Steve Jobs sarebbe stata la soluzione. A questo punto sorge spontanea una domanda. Ma perché Microsoft avrebbe dovuto salvare Apple? Ve lo diciamo subito, non c'è una risposta definitiva. Ma vi diciamo anche cosa abbiamo raccolto e che idea ci siamo fatti. Alcuni dicono che Microsoft si mosse per colpa del Dipartimento di Giustizia americano. Il Dipartimento di Giustizia, tra le altre cose, si occupa di indagare l'operato delle aziende, capire se stanno operando contro i principi di una sana concorrenza o se commettono altri illeciti. In ogni caso, il Dipartimento deve prevenire forme di monopolio scorrette. Ormai erano anni che cercavano di incastrare Microsoft. Bill Gates in quegli anni era visto come un imprenditore spietato, che non lasciava spazio alla concorrenza. Secondo le accuse, buona parte del successo di Microsoft non dipendeva dalla qualità del loro prodotto, bensì dalla capacità di mettere i grandi fornitori come IBM e Intel contro società di sviluppo più piccole, come Netscape. Netscape era la principale competitor di Microsoft nei web browser e nei sistemi operativi. La sfida principale era tra Netscape Communicator e Internet Explorer. Sebbene adesso sia sinonimo di lentezza, al tempo Internet Explorer era la novità. Stava levando sempre più quote di mercato a Netscape. Testimoni dissero alla commissione del Dipartimento di Giustizia che Gates faceva di tutto per fermare Netscape, come anche imporre a Intel di non collaborare con loro, altrimenti avrebbero perso l'appoggio di Microsoft. A quanto pare addirittura alcuni manager di Microsoft chiesero a Netscape di dividersi il mercato, ma ricevettero un rifiutò secco. Internet Explorer però continuò a crescere, molto probabilmente anche perché era gratuito, al contrario di Netscape. E questo, secondo noi, per la storia di Apple è l'aspetto più interessante. Ovviamente si tratta solo di una teoria, ma proviamo a pensarci su. Nonostante le commissioni d'inchiesta e le
delle accuse di aver condotto forme di monopolio scorrette, Bill Gates era disposto a regalare l'accesso a internet a tutti e ridare vita ad un competitor come Apple, pur di tagliare fuori Netscape. E così possiamo capire qual è la connessione con la storia di Apple. Nell'accordo con Apple, Internet Explorer diventa il browser predefinito dei Mac. Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh. Certo, il Mac dava la possibilità di installare anche altri browser per navigare su internet, ma sappiamo che cambiare le impostazioni di base non è certo cosa da tutti. Da quel Macworld, la Apple si rimise in piedi con più o meno l'aiuto di tutti. Probabilmente buona parte del successo fu dovuto ai nuovi Mac, ma ricordiamoci che nel 2001 arrivò anche l'iPod. L'aiuto di Microsoft c'è sicuramente stato, ma non sono stati di certo i soldi a salvarli dal fallimento. Più d'impatto è stata la possibilità di usare Microsoft Office sul Mac. Sicuramente. Ma forse l'aspetto che ha dato più forza ad Apple è stata la convinzione di essere di nuovo tra i big, il rispetto dei competitor, il rapporto tra Gates e Steve Jobs, tutti elementi che raccontano una visione che ha rafforzato il brand. E questo racconto ha permesso nuove collaborazioni e di attrarre di nuovo i migliori talenti. Ma cosa è rimasto a Microsoft di tutta questa storia? Microsoft nel 2000 venne condannata per aver violato i regolamenti sulla concorrenza. Inizialmente si parlò di smembrare la società in più aziende, ma la cosa però si risolse nel 2004 con un accordo tra Microsoft e il Dipartimento di Giustizia. Microsoft dovette solo rendere disponibile parte dei loro codici per le interfacce. Poca cosa di fronte al rischio di dover chiudere i battenti completamente. Per quanto riguarda l'investimento di Microsoft in Apple, i 150 milioni arrivarono a valere oltre $1 miliardo. Poi ci fu la crisi delle dot-com e il valore delle azioni Apple precipitò. In definitiva, queste azioni vennero vendute nel 2003. Non si sa bene a che valore. Noi stimiamo intorno ai $270 milioni. Poca roba, insomma. Ecco però, se Microsoft avesse tenuto fino ad oggi quelle azioni in portafoglio, avrebbe ottenuto quasi $154 miliardi. Oggi Apple e Microsoft sono le aziende con la capitalizzazione più grande al mondo e ognuno di noi ha avuto a che fare con almeno uno dei loro prodotti. E forse proprio per quell'accordo del 1997 in cui Steve Jobs e Bill Gates si sono dimostrati così vicini. Oppure Bill Gates l'ha aiutato soltanto per scrollarsi di dosso le accuse di monopolio. Questo noi non lo possiamo sapere, ma se voi vi siete fatti un'idea, ditecelo nei commenti. Io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!